Buongiorno, inizia una nuova giornata qui dentro il Parco del Conero. Oggi sono diretta alla spiaggia Mezza Valle e forse, non lo so, vedremo come andrà, forse andremo a visitare anche un'altra spiaggia. Intanto, come d'abitudine InfoPratiche, ho messo sul navigatore il parcheggio di Mezza Valle, che è dietro una rotonda, ma forse il navigatore aveva la location sbagliata perché quello mi sa che è il parcheggio di Porto Novo. La spiaggia dove vorrei andare io è questa qua ed è spettacolare. Wow, che pace! Ora devo solo capire da dove si scende. 30 minuti di scatti dopo, eccomi di nuovo in cammino verso la spiaggia a Mezza Valle. Tra l'altro, il parco del Conero è abbastanza rifornito anche di bus, navette, per cui se decidete di fermarvi ad Ancona o in un qualsiasi altro posto qui e non avete l'auto o non avete voglia di guidare, potete... No, non c'è il passaggio. Prego. Ho fatto delle foto, è bellissimo lì. Ma qua in questo punto qua sotto l'ombra, perché sennò hai la faccia troppo al sole. Sì. Al ritorno ci sarà più che altro l'ombra e non si vedrà la costa così bene. Quindi vi conviene farlo adesso. Prego. Dicevo, allora, se non avete voglia di guidare o di spostarvi in auto, o non avete un'auto perché decidete di arrivare ad Ancona in treno, fattibile anche questo, ci sono tutte queste navette che portano alle varie spiagge e passano abbastanza spesso, sia l'andata che il ritorno. È una cosa comodissima se ci pensi. Non devi fare fatica a spostare l'auto o impazzire a guidare. A me piace guidare, quindi per me questo non è un problema. Ma so anche che non tutti sono come me. E quindi c'è una soluzione anche per te che non ami guidare. Detto ciò, oggi ho fatto un errore e probabilmente dovrò pagare per questo. Tutte le mattine prima di uscire dall'hotel mettevo la crema, ma stamattina non l'ho fatto perché volevo uscire il prima possibile e non è stata una buona idea. Eccolo l'altro parcheggio, quello di Mezza Valle, quello più vicino. Ma non ho potuto parcheggiare perché non avevo i contanti, quindi sono andata più avanti. Sarà bellissimo tornare su. Adesso tutto in discesa, ma il ritorno non sarà molto divertente. Eccomi in spiaggia. Oggi abbiamo una situazione completamente diversa. Sono nella spiaggia di Mezza Valle, che è enorme, veramente enorme. C'è spazio per tutti ed è completamente libera, ma c'è comunque un barettino all'ingresso. Per me la situazione è questa. Sono in questo angolino con questa vista ed è tutto per me. Una situazione completamente diversa da quella di ieri. E sono riuscita anche a trovare l'ombra grazie alla natura. E ho anche qui di fronte a me uno scoglio, perché adesso abbiamo capito che mi piace tuffarmi e lo voglio fare tutto il giorno. Queste sono le meduse di cui parlavo ieri. Ce ne sono tantissime qua.
Oggi penso di averla toccata una, ma non mi ha fatto niente. Fortunatamente, anche perché guardate quante terminazioni ha. Non so come si chiama, tentacoli? Boh. Ma è bellissima. Che spettacolo. Buongiorno, sono le 9 e sono già in spiaggia stamattina. Ho deciso di venire a Porto Novo per vedere com'è un po' qui la situazione e vedere la chiesetta da vicino e vedere anche la spiaggia, capire se può fare per me o se non può fare per me. Mi sembra di no, però non demordo. Vorrei vedere prima tutto quanto e poi decidere. Comunque, stamattina ho fatto la scelta più comoda, nel senso che anche la più sensata, in realtà non è che ho agito per comodità. Praticamente dal parcheggio, lo stesso di ieri, c'è una navetta che porta esattamente qua giù a Porto Novo, che è sullo stesso lato della spiaggia di ieri, però un pochino più in là, praticamente si raggiunge anche dal mare. L'idea è quella di capire com'è qui, magari fare un po' il bagno qui e poi spostarmi a mezza valle per poi tornare magari a fare l'aperitivo qua stasera. Però non lo so, non sono ancora molto molto convinta, perché qua non c'è un filo d'ombra e io faccio un po' fatica. Però intanto vi faccio vedere un po' la zona qui e poi probabilmente ci spostiamo. Ah, siamo arrivati allo scoglio della Vela, perfetto, così abbiamo visto anche un'altra cosa. La spiaggia è questa, questa in realtà è la più lontana. Però non c'è l'ombra, ragazzi, non ce la posso fare. E mi sembra anche più sporca l'acqua, c'è troppa gente per i miei gusti. E me ne torno a mezza valle. Sì, mi sono trovata davvero bene là ieri, per cui vorrei fare l'ultima giornata di spiaggia completa in un posto che mi piace davvero tanto. E Mezzavalle è anche uno dei preferiti della gente del posto, perché è completamente selvaggia. E quindi questo è quanto. Tra l'altro qui c'è anche quella bellissima chiesetta che vi avevo fatto vedere dal traghetto, che adesso non riesco a farvi vedere. Però ho letto che è visitabile la sera, in estate, ad agosto, dopo le 17, se non ricordo male, fino alle 19. Quindi mi sa che dopo torno qua, visitiamo la chiesetta, facciamo l'aperitivo e poi si torna su. Altra cosa comoda è che le navette ad agosto ci sono fino a tardi, fino a mezzanotte, quindi in realtà è molto comodo lasciare la macchina in quel parcheggio. Tra l'altro ho scoperto, perché mi avevano detto che si poteva arrivare qua in macchina, in effetti si può arrivare qua in macchina, si deve prenotare con una delle strutture, però costa 3 volte tanto, se non 5, perché ci sono diversi parcheggi su, ce n'è uno a 3 euro al giorno e poi uno a 5. In realtà ce n'è più di una, però quelli che ho visto io sono questi qua. Qua invece costano 15 e la navetta è gratuita, per cui non vedo motivo per cui arrivare qua in macchina.
tanto a parte il risparmio si evita anche di inquinare un po', un minimo dai. La chiesetta non si vede tanto da qui, però quella là molto carina, e da qua invece si vede la torre. E adesso andiamo in quella direzione là perché raggiungeremo mezza valle dal mare. L'acqua è perfetta, tra l'altro. Ah, che pace! Siamo dall'altra parte della torre e qui c'è ombra e situazione tranquilla. Ma io non mi fermo qua perché vorrei tornare nel paradiso di ieri. Diciamo che io proprio non riesco a farmi mancare una camminata al giorno. Non ce la posso fare senza. Ad agosto, tra l'altro, sono andata a vedere le statistiche, ho fatto più di 200.000 passi con una media di 13.000 al giorno. Wow! Sono veramente senza parole. Ho trovato un altro posticino super carino. Spero da qui di riuscire a raggiungere la spiaggia, perché finora mi sono dovuta spostare un po' dalla spiaggia dentro il bosco, dentro il parco, e tornare poi di nuovo alla spiaggia, quindi vediamo. Al massimo ci sarà un percorso per tornare su e ritroverò la strada da lì. Sto raggiungendo il mio punto di pace, qua mi sa che devo andare dentro l'acqua, ma vi volevo far vedere queste due strutture che ho trovato venendo dalla spiaggia di Porto Novo verso la spiaggia di Mezzavalle. C'è lo stabilimento Il Molo e i bagni Franco. Sono molto carini, soprattutto il molo, veramente elegante. Adesso però devo capire come passare dall'altra parte. Sono tornata nel mio punto di ieri, era libero, non c'è nessuno. Questo masso è tattico perché quando sei seduta qua non vedi nessuno, neanche tutta la gente che c'è dall'altra parte, che comunque è bella lontana. Non so perché tutti si ammassano là, vabbè, c'è il bar, quindi probabilmente vogliono rimanere vicino al bar. Io mi sono portata l'acqua, il cibo e sarò qui per il resto della giornata. Questa spiaggia ve l'ho già fatta vedere, per cui almeno fino a stasera sono in ferie. Vabbè, comunque sono arrivata dalla spiaggia di Porto Novo alla spiaggia di Mezzavalle. È stato difficile? Sì. È stato lungo il percorso? Sì. È stata comunque un'ottima idea? Assolutamente sì. Anche se in alcuni tratti era un pochino più tortuosa, ce l'ho fatta. E l'ultimo pezzo l'ho fatto in ciabattine. Io però ho queste ciabattine qua che sono un pochino più stabili, anzi mi danno più stabilità, ho notato, delle scarpe da ginnastica su questi sassi qua. Però non sono le classiche ciabattine infradito, quindi queste qua sicuramente permettono di camminare meglio. Probabilmente stasera tornerò al molo, ma non tornerò dalla spiaggia, non ci penso proprio. Dovrei arrivare in quel punto là e mi faccio piuttosto la salita, faccio un po' di cardio e glutei, però non ho intenzione di tornare dalla spiaggia. Basta, mi sono fatta il mio sbatti della mattina e adesso sono pronta per il relax.
Ed è finita anche questa giornata al mare, il momento più bello di tutta la giornata qui dentro il parco del Conero è questo, quello del tramonto. L'acqua si calma, la gente va via ed è bellissimo. Fa ancora parecchio caldo, nonostante il sole sia andato via e il calore arriva dall'acqua. Io, nonostante vorrei rimanere ancora qui perché mi piace tantissimo, vorrei anche chiudere in bellezza con qualcosa di buono da mangiare, un bel aperitivo, anche perché oggi ho commesso un errore gravissimo. Avevo comprato l'hummus ieri sera per portarmelo in spiaggia e l'ho lasciato in hotel, e quindi ho mangiato solo cracker e frutta e sono affamata. Adesso ho proprio bisogno di mangiare e quindi andiamo alla ricerca di qualcosa di buono. Ma adesso ci tocca la salita, perché non ho intenzione di farmela dal mare, e quindi ci vediamo giusto tra un istante. Ed eccomi di nuovo a Porto Novo. Praticamente sono andata su a piedi, poi ho preso la navetta e sono ritornata giù. L'ho fatta di corsissima e quando sono arrivata su pensavo di morire, però poi mi sono ripresa. Comunque, dalla piazzetta dove ferma l'autobus, la navetta, è molto più facile raggiungere il molo e il bagno franco piuttosto che dalla spiaggia. C'è direttamente la stradina che porta qui e in pochi minuti si è qua. Tra l'altro c'è questi bellissimi laghetti, è una zona davvero bellissima, guardate qua che meraviglia. Vado a provare, no, vado a chiedere un tavolo, non vado a provare, vado a chiedere un tavolo, vado a mangiare al molo. Cosa vi dicevo io? Anzi, cosa mi continuo a ripetere? Che quando non programmi le cose proprio fino all'ultima virgola, vanno molto meglio. Cioè, l'idea di voler venire qua, ce l'avevo, sapevo che sarebbe un po' fatto tutto in funzione di venire qua stasera, ma non ho prenotato, non ho chiesto come funziona prima, e arrivata qua ho trovato posto. Praticamente funziona così: per mangiare proprio dentro il ristorante, dentro la struttura, che è quella là, bisogna sicuramente prenotare, perché altrimenti non troverete posto manco a pagarlo. Mentre quello che ho trovato sono le sdraio, quindi sotto l'ombrellone a guardare il tramonto e a mangiare e bere qualcosa. Sono in seconda fila, ma meglio di così. Sono troppo felice. Visto quello che è successo col pranzo, stasera ci diamo dentro. Ho un'insalatina con la burrata e ho preso anche una birra che viene prodotta a Pesaro, una birra senza glutine, la Maio Pesaro Saison. È buonissima, perché l'ho già assaggiata, è veramente buona e non ne avevo mai sentito parlare. Volevo assaggiare i paccasassi, il finocchio marino, ma purtroppo lo fanno col tonno e io non mangio tonno, sono vegetariana. E abbiamo anche una pasta cacio e pepe. Era un po' che non la mangiavo, che fanno. Qua nel mentre si è fatto buio, ma si sono accese tutte le lucine. Guardate che cosa carina. Ho
arrivato il momento del dolce, ma siccome tra i dolci qua posso prendere solo il Magnum, mi sono fatta cominciare da questo bellissimo menù a prendere la miscela Chamal a Portonovo. Un'aromatica ventata di sentori intensi e persistenti con piacevoli note di frutti di bosco e agrumi iniziali che si concludono con una morbidezza che sa di nocciola. Molo best. Questo da provare assolutamente. Vediamo se è veramente così. Frutti di bosco, agrumi e nocciola. Capelli da pazzo, andiamo. Allora, c'è anche un messaggio. Vento caldo da nord-ovest che soffia sulla penisola arabica, causando le più grandi tempeste capaci di sconvolgere per sempre gli equilibri incerti. Wow! Quindi avevamo detto agrumi, frutti di bosco e nocciola. Vorrei sentirle tutte. Non so perché, ma sento il sapore di prezzemolo. Niente, non c'è niente da fare. A me ricorda il prezzemolo. Sì. Vabbè, epic fail. Se capitate da queste parti e lo provate, vi prego, ditemi che cosa avete sentito come sapore, perché nocciola leggera, leggera. Sì, ma solo dopo. Cioè, a me ricorda il borscht di mia madre. Che non è un'ottima immagine, tipo una minestra. È buono, eh? È un caffè ottimo, però. Dai, la nocciola si salva. Fine, solo questo. Vi mancava un volto felice? Eccolo qua. Ah, l'esperienza è stata ancora più bella di quella che mi aspettavo. Questo ormai è una costante in questa vacanza, io mi faccio delle aspettative e le mie aspettative vengono superate. Sento di essere nel mood giusto. Sono settata per attrarre cose belle e quindi queste cose succedono. La cena in spiaggia è veramente una cosa da fare. Io in realtà devo confessare, perché in questa tappa al mare non ho fatto vedere molto cibo e potrebbe sembrare che non ho mangiato, però allora c'è comunque una parte un po' particolare per cui io quando vado in spiaggia non sento l'esigenza di mangiare tanto, e questo so che ci sono tante persone come me che non hanno bisogno di mangiare troppo
quando sono al mare. Infatti a pranzo mi portavo sempre il pranzo sacco, avete visto, un po' di noci, dei cracker, della frutta, quindi cose leggere per affrontare la giornata. La sera invece, più di una volta, andavo a comprare al supermercato un po' di hummus, dei cracker, della verdura, rosticceria al supermercato, e me la portavo in spiaggia. Sono andata più di una volta in spiaggia lì ad Ancona a mangiare la sera, quindi in realtà tutte le sere ho mangiato in spiaggia o così, oppure tipo quando sono stata a Numana ho mangiato un giga gelato. Avevo preso un gelato medio, tre gusti, ma rispetto agli standard a cui sono abituata a Milano era un signor gelato, cioè era più che una cena, erano due cene insieme. Quindi questo è stato. Poi però, essendo questa l'ultima sera, scusate, non mi state vedendo, mi devo fermare un attimo. Essendo questa l'ultima sera, mi sono detta che una cena giusta ci voleva. E allora ho deciso proprio di farla bene, in spiaggia, col tramonto e con qualcosa di buono. Per quanto riguarda il cibo, diciamo che l'insalata e la burratina erano on point, proprio perfette, mentre la pasta, diciamo che potrebbero impegnarsi un po' di più. Però la cosa positiva è che in un posto così, che sembrerebbe un po' sperduto, nel nulla, c'era la pasta senza glutine, quindi questo è ottimo. Però diciamo che il sugo cacio e pepe non era proprio cacio e pepe, perché c'erano gli ammassi di cacio e pepe. Fine. Però ho mangiato, e ho mangiato bene, non ho mangiato gourmet, però nel senso sono soddisfatta, perché in realtà in queste cose qua, come in tante altre che faccio a volte, non è tanto per il cibo che vado a fare una cosa, ma è per l'esperienza. Quindi la cena in spiaggia, il bere una cosa non per forza alcolica. Ho provato anche il loro gin analcolico, buonissimo. E fare questa esperienza di un qualcosa di più particolare, ok? Non è proprio per il cibo in sé, perché il cibo buono lo posso mangiare a casa o posso andare nei ristoranti che proprio sono famosi per il buon cibo. Mentre quando si va in queste situazioni qua, così come in una città d'arte, e vai proprio nella trappola più trappola per turisti, vai perché vai per il posto e non tanto per il cibo. Si sa che in un posto iperturistico il cibo è difficilmente buono, perché devono far mangiare tante persone in fretta, e quindi spesso si taglia un po' la qualità. Questa è la situazione anche qua, però comunque ho mangiato bene, era buono, cioè il sapore era buono, la pasta era fatta bene, quindi non mi lamento assolutamente. I ragazzi tutti carini, quindi posto wow. Se capitate da queste parti, assolutamente must. Io chiudo per oggi, corro a prendere l'ultima navetta, sennò mi tocca camminare al buio ed è un'esperienza che non voglio ripetere. Prima di andare a dormire mi sono ricordata che questa tarpa non mi ha ancora fatto vedere l'hotel. Questo è l'hotel che ho scelto, è The City di Ancona, molto carino. Buonasera. Qua la sala colazioni. Mamma mia, che selvaggia, mai stata più selvaggia di che in questa vacanza, in tutta la mia vita.
la mia stanza. Allora, c'è questo bellissimo pavimento, un letto enorme, tutto per me, dormo a stella, ovviamente. C'è un tavolino con uno sgabellino, con un puff, TV, anche il frigo, cassettini, angolo guardaroba, sopra e sotto spazi per le valigie. L'unica cosa un po' strana è questo, il bagno è scomposto, non c'è una stanza bagno, c'è il lavandino, bidet e water, che si chiudono con questa porta qui, e poi la doccia. Però ve lo devo far vedere meglio. La situazione è praticamente questa. Io non so, se fossi qui dentro con una persona non sarei proprio a mio agio, però so che tante persone non si fanno problemi da questo punto di vista. Ma diciamo che io vorrei la mia privacy e una porta in vetro così non mi basta. Comunque carino, ma con le pulizie non ci siamo proprio benissimo, potrebbero fare di meglio, però l'hotel è carino. La colazione è bene, non benissimo, perché non sono proprio forniti bene di roba senza glutine, però diciamo che riesco a fare colazione, ho i miei cracker perché i loro sono quelli di mais e non mi piacciono, per cui mi porto i miei cracker, mangio le uova, la frutta secca, e quindi me la cavo così. C'è anche un giardino, non è un giardino in realtà, è una sorta di terrazza patio, domani ve la faccio vedere quando vado a far colazione. È tutto per oggi, ora davvero ho fatto tardissimo, è tipo mezzanotte passata, e quindi devo chiudere le valigie e decidere cosa faccio domani, quindi a domani, ciao! È di nuovo mattina, io sto andando a far colazione, ma intanto volevo farvi vedere la stanza con la luce del giorno e la vista prima di scendere a far colazione. Allora, è già tutto disastrato perché io ho fatto del mio meglio, quindi questa è la situazione, però molto carino questo hotel, molto molto. La vista è questa. Bella anche la vista. Andiamo a fare colazione. E qui il patio fuori, dove si fa anche colazione. Eccomi tutta agghindata e pronta per la giornata. Questo è stato il mio compagno super leale di viaggio, l'ho portato ovunque, ho pensato più e più volte ma chi me lo fa fare, ma poi alla fine sono contenta di averlo fatto. Ogni minimo sforzo è stato ripagato, perché ho trovato dei posti spettacolari da filmare e fotografare. Ora ci troviamo sopra la spiaggia Passetto di Ancona. Qui nel punto più centrale ci sono gli ascensori per scendere e salire, per chi non volesse far fatica, il biglietto costa 1 euro. Se no, qui vicino al monumento ai caduti c'è una scalinata che adesso faremo, perché a me non piacciono le vie facili. Però siccome non ho ancora visto nemmeno io la vista dal monumento, per prima cosa saliamo su ancora un pochino per la vista, poi si scende giù perché è bellissima la spiaggia, è spettacolare. Questa vista si chiama Virnalisi ed è un vero spettacolo. Da qui parte poi la scalinata. Ecco qua. Sicuramente non è quel tipo di spiaggia che sceglierei io per la giornata, però per essere una spiaggia in città è veramente bella.
e tra l'altro, come già vi ho detto in più occasioni, al tramonto, quando si svuota, è uno spettacolo vero. Il mio pezzo preferito è sicuramente questo, che è il più wild, è il più caratteristico, dove ci sono tutte queste tutti questi ingressi che quando sono arrivata non sapevo cosa fossero, ma poi ho letto e sono praticamente delle rimesse scavate direttamente nella roccia che i pescatori avevano scavato nel secolo scorso e che poi negli anni sono state trasformate anche in abitazioni o stanzette al mare. Praticamente hanno dentro di tutto, anche le cucine, tutto quello che serve per fare il bagno, insomma. Questa è la parte che io preferisco. In realtà non si scende dagli ascensori, ma si scende dal punto capitaneria di porto. E c'è una stradina senza gradini troppo sistemati e un po' selvaggia, però questa è decisamente la mia parte preferita della spiaggia di Ancona. È quella più selvaggia, è la più caratteristica. Questa è decisamente la parte più bella, talmente bella che mi viene da piangere, cioè è troppo bella, troppo. Un ultimo sguardo prima di andarcene, adesso mi scenderà la lacrimuccia. Finisce qui la mia tappa mare, che dire, ci lascio un giga pezzo di cuore. È un posto veramente stupendo, il Parco del Conero, ed è molto più bello di quello che avevo visto su internet, di quello che mi aspettavo. Ha superato le mie aspettative in tutto e poi devo dire che è la tappa perfetta per me, la destinazione mare perfetta per me, perché a parte le spiagge, quindi il relax al mare, per raggiungere queste spiagge ci vuole un bel po' di impegno, bisogna camminare, salire, scendere, fare diversi chilometri, per cui mi sono mantenuta in movimento, cosa che a me piace tantissimo e che altrimenti non sarei riuscita a fare, perché anche se pensavo di fare sport, nel senso stretto della parola, di fare i miei esercizi, non è stato così e non poteva essere così perché sono in vacanza. E in vacanza bisogna fare altro. Lo sport bisogna farlo sempre. Infatti, se avessi fatto altro, nel senso, se non fossi una persona che cammina tanto e che ama camminare, probabilmente avrei fatto quella mezz'oretta o almeno 20 minuti, che è il minimo indispensabile al giorno di allenamento, però non è stato necessario, veramente. Ho fatto ogni giorno tantissimi passi, anche quando sono stata tutto il giorno in spiaggia, perché per raggiungere la spiaggia ho fatto sempre quei chilometri. Almeno 10.000 passi al giorno li ho fatti sempre, volente o nolente, proprio non c'è stato verso, anche quando pensavo di non riuscire a farli, li ho fatti comunque perché mi piace mettermi in situazioni di sfida. Comunque, detto ciò, a parte il fatto che è stata una vacanza movimentata qui al mare e le spiagge spettacolari, il mare stupendo, a parte questo, cos'altro devo dire? Mi sono trovata davvero bene. Ho trovato il mio angolino di paradiso dove riflettere, dove leggere, cosa che non facevo da tanto e che mi mancava. E non posso aggiungere altro perché è stato veramente tutto perfetto. È stato quello stacco dalla realtà che mi ci voleva. Sono stati 3 giorni pieni di relax mentale, nel senso che ho riflettuto, ho studiato, mi sono data tanti stimoli, ho imparato tante cose, scoperto tante cose, analizzato, ho guardato anche come vive la gente, che cosa fa di particolare.
mi sono messa in situazioni diverse da quelle che vivo giorno per giorno, però ho staccato la testa da quella che è la mia quotidianità e questo sento che mi dà la possibilità di aprire quella valvola creativa e quella valvola dei pensieri che mi aiutano a crescere. E per questo sento che questi 3 giorni, che sono il tempo limite per me al mare, di più ancora non sono in grado perché non riesco a stare tanto tempo ferma, però sono stati quei 3 giorni che adesso mi permettono di tornare verso casa con uno spirito proprio bello. Mi sento di portare bellezza nel mondo e questo mi rende felice. Detto ciò, questa non è l'ultima tappa, manca un'ultima tappa verso casa. Sto andando in un altro borgo bellissimo, per cui chiudo questo video e ci vediamo nel prossimo. Ciao!